Eccomici nuovamente ad affrontare i casi di avvistamento UFO scritti nel mio libro, appunto, di cronaca ufologica, scritto appunto e pubblicato diversi anni fa, e appunto analizzando tutti i casi di avvistamento UFO e diciamo qui i casi anche di avvistamento di incontro ravvicinato, che ho potuto rintracciare non solo in Italia ma anche all'estero. Questa volta vi parlerò di un caso avvenuto nel 1950, il 24 aprile, in Italia, a Guazzone, Varese, località Abbiate. Bruno Facchini abitava ai margini del paese, a pochi chilometri dalla strada provinciale per Milano. Uscito di casa per prendere un po' di aria verso le 22, aveva appena smesso di piovere, Facchini notò in lontananza uno strano scintillio, nei pressi di una linea ad alta tensione. E Facchini pensò che il temporale l'avesse danneggiata e pertanto calzò un paio di stivali e procedette fino alla linea elettrica, ma non vi era alcuna traccia di fili spezzati. Tutto sembrava normale. Improvvisamente, però, il fenomeno dello scintillio si ripeté a breve distanza dal punto in cui l'operaio si trovava. Avvicinatosi ulteriormente, notò un'enorme ombra nera di forma quasi rotonda, simile ad una palla schiacciata dall'alto. Al centro era visibile una scaletta in cima alla quale filtrava una tenue luce verdastra. Contemporaneamente, egli poteva vedere da vicino qual era la causa dello scintillio. Un individuo munito di scafandro e maschera, dall'alto di una specie di elevatore pneumatico, sembrava stesse saldando qualcosa. Lo scafo dell'apparecchio illuminato dalla luce del saldatore aveva dei riflessi metallici. Altri due individui scafandrati, alti circa 170 cm, si muovevano attorno all'oggetto con movenze molto lente, come se la combinazione indossata li impacciasse. Sul viso portavano una maschera di colore scuro, con lo scafandro terminante all'altezza della bocca, in un tubo con un bocchettone dall'estremità. Facchini pensò ad un apparecchio militare in difficoltà e si fece avanti chiedendo se potesse aiutarli in qualche modo. La risposta furono dei suoni gutturali incomprensibili per Facchini, che nel frattempo aveva notato all'interno dell'oggetto una seconda scala e, attorno alle pareti, tubi, bombole e manometri. Nello stesso tempo avvertì un rumore come un enorme alveare. Fu allora che Facchini comprese che non si trovava di fronte ad un aereo. In preda al panico, ritenne opportuno allontanarsi a gambe levate. Voltatosi nella sua corsa, Facchini intravide uno degli individui puntargli contro una specie di macchina fotografica che portava al collo e dirigergli contro un raggio di luce. Ebbe l'impressione di essere colpito da un forte getto di aria compressa che lo fece rotolare a terra, dolorante e contuso, ma perfettamente cosciente. Facchini vide l'elevatore abbassarsi, discendere l'uomo col saldatore e quindi ridursi ad una cassetta. Infine i piloti introdussero quest'ultimo all'interno del velivolo che, ritiratosi la scaletta e chiusosi lo sportello, prese ad emettere un ronzio più intenso di prima e, pochi istanti dopo, l'apparecchio si sollevò sparendo a velocità fantastica nel buio della notte. Il giorno dopo Facchini denunciò il fatto alla questura di Varese ed iniziarono i sopralluoghi delle autorità. Sul terreno, piuttosto duro, erano visibili quattro cerchi rotondi del diametro di 1 metro l'uno e distanti l'uno dall'altro 6 metri, disposti a quadrato. L'erba era bruciacchiata e avvizzita. Alcuni piccoli frammenti metallici furono rinvenuti sul posto, probabilmente i residui della saldatura. Si trattava di un metallo lucente e granuloso alla superficie, che analizzato fu definito un materiale anti-frizione, molto resistente al calore. Allo scopo di completare il campo delle indagini, lo scrittore aeronautico Renato Viesco fece in seguito analizzare alcuni frammenti metallici prelevati da una scheggia conservata da Facchini, scheggia che con sciocca sicumera era stata definita
dal solito reporter scettico d'oltranza come un pezzetto di pane marziano. Cortesemente l'Istituto Sperimentale Metalli Leggeri fece eseguire l'analisi qualitativa dei frammenti nel suo laboratorio noverese. Il rapporto che viene qui riprodotto nella sua parte essenziale per concessione dell'istituto stesso è del 30 settembre del 53 con numero 530954/4157. Esami di alcuni frammenti metallici attribuiti al disco volante, demolendo le voci ricorrenti sui presunti metalli sconosciuti e rarefatti ad ogni analisi chimica tanto cari al mondo dell'ufologia. Il campione ricevuto era costituito da tre piccoli frammenti metallici aventi una colorazione bianco-giallastra ed un peso totale di 1,64 grammi. I risultati percentuali delle analisi chimiche sono i seguenti: rame 74,33%, stagno 19,38%, piombo 4,92%, antimonio 0,52%, zinco 0,33%, nickel 0,08%, ferro 0,02%, con tracce minime di argento, alluminio e magnesio. I frammenti in oggetto sono quindi costituiti da un bronzo di piombo ad alto tenore di stagno. La struttura micrografica appare perfettamente normale per un bronzo di tipo in oggetto. Non è stata rilevata la presenza di elementi rari o comunque anormali per una lega del genere. È molto probabile che i frammenti sottoposti al nostro esame provengano dallo stato di guarnizione del cuscinetto portante molto sollecitato. Sembra che la questura varesina avvertisse dell'accaduto e dell'esistenza di frammenti il Ministero della Difesa Aeronautica. Infatti un ufficiale in borghese, scrive Vesco, inquisì direttamente i testimoni mostrando interesse per le modalità di partenza verticale del razzo. E questo è sicuramente uno dei casi più eclatanti avvenuti nel nostro paese, insomma, nei primi anni del dopoguerra. Quindi anche l'Italia, come vedete, annovera molti casi di avvistamento importanti, insomma.